Potrebbe esserci un collegamento tra l'incidente di Giuliano Saponi e l'omicidio di sua madre, Pierina Paganelli. È questa la clamorosa novità emersa nelle ultime ore nelle indagini sulla morte di Pierina Paganelli, ex infermiera di 78 anni, assassinata nei garage del suo condominio a Rimini il 3 ottobre 2023. La morte di Pierina è tanto misteriosa quanto l'incidente occorso a suo figlio Giuliano poco meno di 5 mesi prima, esattamente il 7 maggio 2023. Quell'incidente lo ha mandato in coma, costringendolo a un lungo ricovero, dal quale si è ripreso a fatica. Qualcuno lo investì mentre andava al lavoro in bicicletta, senza prestargli soccorso. Ora gli inquirenti stanno cercando di accertare se i due eventi, questo strano incidente stradale e l'omicidio di sua madre Pierina, siano collegati. In un primo momento sembrava di no. Tuttavia, alla luce di alcune importanti novità emerse nel corso dell'inchiesta, gli investigatori sospettano che ci sia davvero un legame tra i due drammatici episodi. Per questo motivo, la settimana scorsa, hanno convocato in questura Loris Bianchi, 47 anni, fratello di Manuela, nuora di Pierina. A Loris sono state fatte domande relative al famigerato 7 maggio 2023, giorno in cui il cognato è stato travolto da un veicolo pirata. Gli è stato chiesto dove si trovasse e cosa stesse facendo in quel momento. Per stabilire se ha detto la verità o se ha mentito, gli investigatori hanno acquisito i dati dei suoi due telefoni cellulari, che potrebbero aver registrato tutti i suoi spostamenti quella mattina. Tuttavia, Loris Bianchi non è l'unico soggetto finito sotto torchio per l'incidente di Giuliano. Gli inquirenti stanno cercando di approfondire anche la posizione di Luis da Silva, senegalese di 35 anni già in carcere per l'omicidio di Pierina. Come ormai saprete, dato che se ne parla da un anno, l'uomo era l'amante di Manuela, la nuora della vittima. Secondo l'accusa, avrebbe eliminato la pensionata per mantenere segreta la loro relazione clandestina. Se fosse uscita allo scoperto, Luis avrebbe perso tutto: amante, moglie, soldi e reputazione nel palazzo. A questo punto dell'inchiesta, è fondamentale stabilire se Luis abbia avuto un ruolo nel misterioso incidente di Giuliano. Se così fosse, la sua posizione si aggraverebbe ulteriormente. Riguardo alla mattina del 7 maggio 2023, l'alibi del senegalese non appare più così solido. Quando è stato chiesto a sua moglie, Valeria Bartolucci, 51 anni, che cosa avessero fatto quel giorno, la donna ha risposto che si trovavano a Pesaro per partecipare al funerale di un parente. Secondo la sua versione, erano partiti il 6 maggio ed erano rientrati a Rimini alle 9 del mattino successivo. Giuliano è stato investito alle 5:30, quindi alle 9 era già in pronto soccorso. Tuttavia, la versione di Valeria non convince, perché i telefoni di lei e del marito, all'alba del 7 maggio, hanno agganciato la cella telefonica che copre sia l'area dell'incidente di Giuliano Saponi, sia quella in cui si trova il condominio in cui abitano. Significa che alle 5:30 non erano a Pesaro, ma proprio a Rimini. Ha mentito oppure ricordava male? È possibile che Luis sia coinvolto nell'investimento di Giuliano? Se sì, perché? Forse, come la madre, sospettava che la moglie lo tradisse e stava cercando di scoprire chi fosse l'amante? Luis si trova con le spalle al muro, poiché anche l'alibi relativo alla sera dell'omicidio di Pierina vacilla. Valeria aveva giurato che il marito non si era mosso dal loro appartamento, ma è stato proprio Luis a smentirla, dichiarando agli inquirenti: «Valeria non può sapere se sono uscito perché dormiva?» Parole inequivocabili. Gli inquirenti nutrono sospetti su di lui, ma non escludono la mano di un complice, dubbi confermati dai primi risultati degli accertamenti scientifici. Il superconsulente nominato dalla procura, professor Emiliano Giardina, ha infatti isolato 3 profili genetici maschili, 2 dei quali erano sulla scena del crimine. L'altro profilo appartiene a Luis da Silva, ma è stato isolato solo su un coltello sequestrato a casa sua e sui pantaloni che indossava il 2 ottobre. Materiale genetico sconosciuto è stato invece individuato sulla gonna di Pierina e sul muretto del garage, nel punto in cui la pensionata è stata colpita a morte.
Questo materiale appartiene a due uomini. I profili genetici, denominati maschio 2 e maschio 3, saranno comparati con quelli già presenti nella Banca Nazionale del DNA con il profilo di Loris Bianchi, con tutti i condomini che abitano al numero 31 di Via del Ciclamino e con il personale arrivato sul posto dopo la tragedia. Il professor Giardina ha chiesto una proroga di 45 giorni per poter utilizzare un nuovo macchinario, il Crime Light, in arrivo dagli Stati Uniti. L'obiettivo è isolare tracce ancora più piccole sugli oggetti su cui sono in corso accertamenti. Questa scoperta apre a due scenari. Da Silva è innocente perché non c'è il suo DNA sulla scena del crimine, oppure ha avuto un ruolo diverso nella vicenda. C'è un ulteriore elemento a sostegno della tesi del complice. Pierina è stata colpita con 29 coltellate, una violenza cieca e inaudita. Chi la voleva morta ha cercato di sfregiare la sua immagine, tagliandole gli indumenti intimi con un'altra lama. È possibile che il killer abbia usato due coltelli? No, è più verosimile che ad agire siano stati in due. Durante l'interrogatorio della settimana scorsa, a Loris è stato chiesto di un altro incidente dai contorni misteriosi. Si è verificato proprio a Lewis il 2 ottobre 2023, cioè il giorno precedente al delitto. Anche questo episodio potrebbe essere in qualche modo collegato a ciò che è avvenuto il giorno successivo. Infine, sono state depositate le motivazioni con cui il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso dei legali di Lewis, che chiedevano la sua scarcerazione. Gli indizi sono gravi, ma basteranno per mandarlo a processo? Per l'accusa, sì. Per la difesa, no. Il braccio di ferro continua.